Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione Jump di Dragon Ball Z Dokkan Battle per andare ad affrontare il nuovo evento appena uscito, Simil Goku, l'evento di Goku. Tanti boss da sconfiggere uno dietro l'altro. Un evento un po' carino. Andiamo a vedere com'è. Però prima di fare qualsiasi cosa, ringraziamo Bandai per l'LR che non se ne frega nessuno. C17 C18 LR. Che stavo dicendo, ragazzi? Semplicemente hanno annunciato una nuova Legendary Summon con C17 C18 in più. Da quel che si è capito, reworkano la special di Gohan LR Int. Ed è anche nel banner. È un duo banner LR, no? Come hanno fatto l'anniversario che c'era Baby e Goku Pan e Trunks, abbiamo un duo LR solamente con un LR nuova che è C17 e C18. Però ripeto, grazie mille Bandai che non hai fatto un Goku, avrei fatto la Whale, avrei speso la Madonna, mi avete dato un LR che non me ne frega proprio niente, grazie mille. Ragazzi, siamo qua con un Pure Saiyan, abbiamo Goku e Vegeta Super Saiyan 4, abbiamo Broly, abbiamo i due Broly che tankano alla fine, visto che dovrebbe essere un Nike Difficult Event, una specie di Goku della Legendary Battle di Goku. Non so quanti danni vanno a fare, quello lo dico subito. Però abbiamo Broly, lo proviamo ad usarlo. Più abbiamo Tarless. Ragazzi, partiamo. Non so veramente quanto ci metteremo. Vediamo esattamente. Dovrebbe funzionare un po' come Goku. Invece di avere però Goku, tutte le trasformazioni di Goku, abbiamo diversi PG come Yamcha, Tien, Krillin. Tutte le robe fondamentalmente. Allora, partiamo bene con questo primo turno, boostiamolo subito a Broly, andiamo anche in questo modo. Goku Super Saiyan 4, poraccio, lo dobbiamo far girare, e le cose belle di quando si inizia male. Andiamo un attimino, sì, ok, all'inizio non piglian danni, ma ci sta. Meglio così, perché noi boostiamo subito Broly, boostiamo subito anche l'altro Broly fisico. Iniziamo subito a far danni. So però che ci sono un po' di fasi STR e avere i due Vegeta più Broly fisico non è il massimo. Però va bene comunque. Wow, esplode Yamcha! Ok. Un po' facile all'inizio. Goku non muore istantaneamente, ok. Ok, va bene. Allora, non è tutta questa grande difficoltà all'inizio. Cioè, almeno Goku nella Legendary Battle è un pochino più forte, nel senso che non muore subito. Qua invece sembrano morire proprio all'istante, basta dargli una special. Però vediamo un attimino comunque andando avanti. Credo che cambierà un attimo la storia. Dovrebbe essere un pochino più difficile, più si va avanti più diventa difficile. Anche poi è bloccato a due slot item e basta. Oh, wow, esplode. È solo due item e basta. Ci sta, eh. Non è tutto sto gran problema. Ok, esplodono all'inizio. Va bene, ok, va bene, non è un problema. Vedremo anche Vegeta Blu, incredibile. Non lo vedo da tanto tempo. Allora, eccoti qua. Beh, teniamo Broly a tankare, che così lo boostiamo. Almeno me lo levo subito, no? Boostato all'inizio, boom, via. Abbiamo fatto con Broly. Vediamo un attimino quanti danni piglia. Ah, ok, va bene. All'inizio è proprio uno schifo, nel senso, come danni non ne fa troppi. Va bene, ed esplodono, dovrebbero esplodere, da quel che abbiamo visto per ora esplodono malamente spesso. Solamente Broly ci metterà un casino difensivamente a pomparsi, che è un po' un problema in realtà. Perché se nelle fasi STR, se sono soprattutto avanti, potrebbero fare tanti danni, vediamo comunque. Lo sto solo vedendo per la prima volta. Ho già visto un attimo i boss e tutto, però non so come si comportano. Allora, Goku e Vegeta, perfetto in questo modo, abbiamo già le active skill, le terremo per un bel po' ora, le terremo veramente per un bel po'. Allora, andiamo in questo modo, Vegeta, poveraccio, ah no, vabbè, non ci andrà mai in special, però va bene comunque, andiamo avanti, vediamo un po'. 2 milioni dovrebbe bastare come danno, sì, una roba del genere dovrebbe bastare, vediamo. Ok, esploso, va bene. Va bene, andiamo avanti con l'event. Piccolo, oh, di nuovo un tech, che due palle. Che due palle veramente, basta con i tech, grazie. Sono già un po' troppi. Vorrei affrontare qualcosa che posso one-shottare con Broly AGL, con Broly fisico. Sarebbe bello. Ok, 1.400.000, perfetto il crit. 1.500.000, ok. Vabbè che abbiamo un po' i danni boostati grazie a Tarless. Ok, va bene in questo modo. Altri danni.
Comunque ragazzi, se siete nuovi sul canale, quello che state vedendo vi sta piacendo, considerate l'iscrizione. Andiamo a battere un nuovo evento, dai. È lento solamente all'inizio, però esplodono, ok. Non è che hanno tutte queste gran barre di vita. E se ho visto, ci dovrebbe essere tipo due versioni. Quella che facciamo ora è tipo la super e poi c'è tipo la extreme. Non l'ho ancora affrontata però quella. Finiamo questa e poi andrò probabilmente a registrare l'altra run. Non l'ho ancora proprio vista. Non so neanche i boss che ci sono nell'altra versione. Quella proprio non so neanche come funziona però. Va bene, comunque, qua un po' le orbe ci stanno capitando malissimo. Una rottura per Vegeta che non può andare in 18, ma va bene che comunque esplodono, quindi... Ce ne freghiamo altamente se non va in 18. Vai, Goku. Ok. Morto, vai! Ok, a posto. 160.000 di danno, va bene. Dove siamo attualmente... Ciao Vegeta Super Saiyan 2, ok. Vegeta, siamo contro Super Vegeta. Va bene, allora, quanta difesa siamo già arrivati con Broly? Bassina. È bassina quella difesa. L'unico problema di Broly, ci mette veramente l'eternità a boostarsi difensivamente. Un attimo la rottura. Non so quanto ci stia per questo evento, perché se inizia a fare danni pesanti e ci sono STR, lo farò girare probabilmente. Anche perché non voglio morire, eh? Semplice, non voglio morire. Preferisco tenere Tarles in turno a quel punto. Almeno dovrebbe tankare abbastanza. Però vediamo esattamente a quanto arriva di difesa. Ci servirà una piccola manina, però va bene. Allora, vediamo un po'. A posto. Ok, vediamo se critta. L'importante è comunque che critica, almeno li shottiamo. Terza special, buono. Tre special, buono. Sempre la cosa buona di questo Broly è la possibilità di far tutti questi danni contro questi eventi. Soprattutto che durano l'eternità e ci sono tantissime fasi. È proprio la cosa perfetta per questo Broly. Se lo mangia completamente a un certo punto. Allora, andiamo. Oh, un po' di orb. Finalmente un po' di orb da usare su Vegeta e Goku, che poveracci erano lì che chiedevano un po' di orb da un po'. Tarles, se è inutile, va bene. Comunque gli diamo... special, ma sono sempre non debuffab, cioè, wow, ah, ok, a posto, non debuff, no stun, no seal, no niente, è proprio boss duro e crudo così come deve essere, ok, andiamo avanti, battuto Vegeta, chi c'è? Vegeta Super Saiyan God intanto, ok, chi ci sta? Trunks fisico, ok, nulla di che, sinceramente, Trunks fisico, non ce ne frega più di tanto di Trunks fisico. Ok, andiamo a farlo esplodere. Vegeta, abbiamo anche... ok, abbiamo un attimo il Dokkan Mode di già. Cavolo, è passato così tanto tempo dall'inizio della run. Vabbè, ok. Andiamo. Prendiamo sti numerini. Non faremo tantissimo danno con Broly AGL, però va bene comunque. Farà... sì, come danno su colpo singolo fa più danno di Broly fisico, quindi va bene. Speriamo un attimo nel crit. Proviamo a... non dico che possiamo one-shotarlo al momento, perché non credo abbia poca difesa, diciamo. Non credo che più... cioè, all'inizio shottavamo, ok, ma già ora non shottiamo più, quindi... ok, sono tanti danni, va bene. Sì, probabilmente ci si metterà un bel po' a fare questo evento. Una ventina di minuti, 1,5 milioni, ok. Tra special, 1,5 milioni. Se crittiamo, Broly fisico, se crittiamo... facciamo un po' più di danni. Sai, è solo questo. Va bene, ok, ho capito. Non devi crittare, non è un problema. Non è un problema. Accettiamo la cosa, vero Broly? Grazie mille. Puoi fare tutti gli additional che vuoi. Ti boosti e io lo accetto. Però non shottiamo, ci mettiamo solamente 2000 ore. Ok, abbiamo un altro Vegeta blu in arrivo. Allora, vabbè, un orb. Basta, avanza ragazzi, l'abbiamo ucciso ormai. Andiamo in questo modo, a posto. Bene, vediamo un po'. Perfetto, morto anche Trunks. Andiamo avanti. Dovrebbe esserci Goku ora. Abbiamo Broly per Goku. Esplode. E alla fine l'ultimo boss dovrebbe essere Int. Quindi abbiamo Broly fisico e Vegeta per shottarlo. E ok, è STR a posto. Ovviamente teniamo Broly primo, perché non possiamo prendere quei colpi là in mezzo. Vai pure, Broly!
Sentiti incavolato! Dovrebbe caricare molto al momento, Broly. Oh, dai! Ma mannaggia a te la special sul Broly che non tanca! Che pezzi di... Madonna santa! Lasciamo veramente stare. Lasciamo veramente stare. Questa è proprio la... Evade. Evade. Che palle. Giuro. Che palle. Grazie per le orb. Non ti serviranno perché non ci stai primo in turno. Te lo dico già, Vegeta. Non ci stai primo in turno. Non voglio morire. Ma che cavolo. Però è una pecca che due scatole, mannaggia santa. Prendo molti colpi là. Che palle. Dove evadere? Che due scatole quando fanno i boss che evadono. Non hanno senso. I boss che evadono non devono... Non devono esserci, è una rottura. Ok, andiamo così. Non prendiamo colpi ora che... Un po' una rottura, prendere dei colpi ora e rischiare la morte. Che due scatole. Evasione, la odio. Non... È una meccanica veramente brutta. L'evasione è una delle meccaniche più brutte che ci stiano nel gioco. Cavolo, la devono mettere nei high difficult event. Ecco. Ecco, evasione, tanto. Evado. Evado. Manco si chiamasse Goku Ultra Istinto, che lo capisco, è lore che lui possa evadere praticamente tutto e ci sta. Ma che questo Goku, che è il Goku by Guys, praticamente, sì, perché lui anche... La carta dovrebbe essere quell'SSR, STR, vecchio come non si sa che cosa. Però è una rottura veramente, sta cosa, perché è noioso, non è divertente combattere contro un boss che ti può evadere a random. Perché decide che oggi è il tuo giorno sfigato e deve evadere. E fa quello. Non è una meccanica divertente. Curiamoci un attimino. Anche perché dobbiamo far tankare Broly fisico. Ok. Non è una meccanica divertente. Devo essere molto sincero. Non è proprio una meccanica divertente. Non c'è nulla di divertente nell'evasione randomica così. È brutta. Ci sta, ok, nel proprio team. Ma contro è veramente una meccanica brutta da inserire. High difficult. No, semplicemente ti prendo in giro e ti evado la special. Non è difficile, solamente prendere per il... Ecco. Non è una vera difficoltà. Vediamo un po', Broly. 1.700.000. Un altro colpino col cretino. Grazie mille. Oh. Broly! Evasion! Yeah! Io evado! Andiamo a perdere. Speriamo che smetta l'evasione. Spero veramente che smetta l'evasione dopo Goku by Guys, prenderemo un po' di danni se arriva una special. Ok, niente special, a posto. Spero, e ripeto, lo voglio, che non ci sia l'evasione anche dopo, Mi annoierei un bel po'. Si tratta di un praticamente Legendary Event di Goku, stessa identica cosa, evade, perché evade, mi chiamo Migatte. E non è divertente. Odio ste cose. Odio veramente ste cose nei boss. Andiamo un attimino. Sciottino. Ok, non hai evaso. Addio. Ciao Goku. È stato bello. Vedi, se non evadi esplodi. Che strano. Ok. Abbiamo Gon STR. Potremmo anche tankare per primi. Sì. Dai, lo facciamo. Ci fidiamo. Dai. Scusate ragazzi. Voi non vi fidate di Broly che adesso si prende un'altra specie in faccia. Ok, prego. Lo sapevo. Un'altra special in faccia. È fatta apposta, ragazzi. Mettete Broly a tankare ovunque. Se si chiama Broly Super Saiyan, che quindi non ha tantissima difesa, le deve pigliare. La special la deve pigliare. Grazie mille, Broly. È un po' come Vegito, stessa cosa. Fateli tankare, no? Tanto gli arriva la special. Che due scatole sta roba. Ok, Vegeta. Prossimo turno abbiamo un altro Vegeta blu, ok. Peccato che non lo possiamo in realtà sfruttare questo Vegeta. È un po' una rottura non poterlo sfruttare, Vegeta fisico. Sarebbe anche bello, però non si riesce proprio a sfruttare al momento. Ci teniamo le active skill, però non so quanto danno faranno d'ora in avanti, quindi boh, ce le teniamo per ora.
Potrebbero anche con il crit fare qualcosina, vediamo un po'. Tanto Goku dovrebbe fare abbastanza danni da shottarlo, eh? Vediamo un po'. Se critta soprattutto potremmo aver shottato sta fase. Ok, niente crit, niente party, ci sta. Abbiamo ancora 3 barre di vita, 2 milioni 8 Vegeta. Ok, sì, se arriva qualche critino la chiudiamo proprio ora. Mettiamo a tankare Broly AGL primo. Se arrivano 1000 colpi non me ne frega, lo mettiamo. Se non arrivano colpi non me ne frega proprio, lo mettiamo e shottiamo. Se non rischiamo di beccarci un'altra special in faccia. Qua mi arriva la special. Oh, ok. Avevo paura. Avevo molta paura, devo essere sincero. Avevo molta paura di una special in faccia. Avevo molta paura di una special. Ok. Grazie mille che non l'ha fatta. Ok, grazie mille. L'unico problema di portarsi Vegeta e ci sono gli STR è rischioso. Ho paura della special, sarebbero comunque 200 milioni di special, eh. Ok, morto, addio Gohan. Allora, chi ci sta qua? Chi ci sta qua? Dovrebbe essere l'ultimo boss. Gohan, Super Saiyan 2, ok. Ok ragazzi, ci siamo. Abbiamo usato un attimo l'active skill, ho skippato un attimo perché alla fine sono belle, però durano l'eternità per fare pochissimo danno, quindi ho skippato un attimo. Ah! Vegeta-sama, che cosa? Ah! Madonna, 47.000! Wow! Ok! Ok! Ok. Facciamo girare Vegeta Super Saiyan 4, anzi anche Goku forse. Vabbè, Goku può stare sempre in mezzo, non è che prenderà tanti danni. E dovrebbe tankare tranquillamente ora, a prescindere. What the... Madonna, che danni che ho preso, ok? Non me li aspettavo quei danni. Ero proprio... Sì, Vegeta, yeah, 50.000 pugni. Boh, che cosa? Ha fatto un bel po' di male, ok? Vai Vegeta Blu, è il tuo momento. E int! Bella il cretino! Anche le additional van bene, se fossero special ancora di più. È il momento di Broly! Vieni a me, Broly! Vieni, Broly! È il tuo momento! Stavi aspettando il boss finale perché di un colore bello. L'int. Andiamo, dovremmo tankare tutto tranquillamente. Andiamo, Broly! 2 milioni, prima special, ok. Bam! Con cretino annesso. 2 milioni, un'altra special. Vai! Si è incavolato. No, speravo nella terza special. Speravo veramente nella terza special. Peccato. Ci ho sperato, ma amen. Amen. Non muore. Non prendere troppi danni, Ok, va bene, non prende troppi danni, a posto. Ora, siamo un attimo a rischio. Siamo sinceramente a rischio perché questi non tankano. Ragazzi, questi qua non tankano al momento. Goku e Vegeta non tankano con questa poca difesa. Usiamo un attimo l'item, solamente perché non voglio morire. Però non tankerebbero. Al momento sono qua, sono... dei sacconi da box praticamente, per quello che pigliano. Sono utili a far danno, ma pigliano un sacco di mazzate. Li facciamo in questo modo, ragazzi, evitiamo la morte. Prendeva 50.000... erano due attacchi, erano 50.000 pugno o 290.000 di special, quindi... Ok, dovrebbe essere l'ultimo boss, ragazzi. E infatti, completato Team Pure Saiyan. Ecco qua, finito. Ok, perfetto ragazzi, abbiamo battuto l'evento in 18 minuti. Abbastanza carino. Non è tutta questa grande difficoltà che dicono sempre. Vabbè, ma ormai ce lo aspettiamo ragazzi, ce lo si aspetta. L'unico evento seriamente difficile è il Super Battle Road in tutto il gioco. Detto questo ragazzi, direi che per questo video è tutto. Come sempre, se il video vi è piaciuto fatemelo vedere, lasciate tanti bei mi piace, commentate. E ovviamente se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione. Ragazzi, io vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter. Tutti i link li trovate sotto in descrizione. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.